Ci troviamo con Serena Grieco, presidente della Proluco di Ruvo del Monte e anch'essa tra gli organizzatori del BIF 2022. Spiegaci un po' di cosa si tratta questo evento. Una sera eravamo qui in questa struttura, io, Alberto e Vito, con un foglio di carta e un computer e abbiamo deciso di voler mettere su una bozza di quello che potesse essere il Basilicata International Film Festival. È un'iniziativa che è stata ideata dal direttore artistico Alberto Nigro. Noi durante questa serata giocavamo e gli abbiamo detto ad Alberto: ok Albe, facciamola, perché non realizzarla qui a Ruvo? Abbiamo la struttura, abbiamo le capacità, ci sono i volontari che ci supportano, quindi magari effettivamente facciamola. E quindi così è nata l'idea di voler mettere su davvero il Basilicata International Film Festival, la prima edizione in presenza. Serena, da presidente della Proloco ma anche cittadina ruvese, qual è l'importanza di questo evento per questa piccola comunità di appena 1000 abitanti? L'importanza, diciamo che noi abbiamo voluto realizzare questo festival per far sì che anche il Ruvo del Monte potesse essere conosciuto anche al di fuori di quello che è il nostro territorio, al di fuori di quella che è la nostra regione. Oggi sono arrivati qui artisti che provengono da Lecce, da Torino, addirittura dalla Francia, e quindi noi siamo onorati di questo e siamo onorati del fatto che tante persone conosceranno per la prima volta e visiteranno per la prima volta il Ruvo del Monte grazie appunto al BIF. Anche stesso persone della regione, persone lucane che non conoscevano ancora questo piccolo borgo. Serena, da presidente della Proloco di Ruvo del Monte, e sappiamo che la Proloco ha avuto un ruolo determinante nell'organizzazione di questo evento, chi ti senti di ringraziare in particolare? Diciamo che noi con Alberto ci siamo suddivisi un po' i ruoli. Alberto e il suo gruppo, se così posso dire, si sono occupati di tutta la parte tecnica dell'organizzazione e noi, i soci della Proloco volontari, ci siamo occupati di quella che è appunto l'accoglienza e l'organizzazione a livello appunto del territorio, a livello locale. Mi sento di ringraziare davvero tutti quei ragazzi che sono stati con noi dalla mattina alla sera affinché tutto questo si potesse realizzare. Una Proloco molto attiva in un centro davvero molto piccolo. Quali sono gli obiettivi per il futuro da presidente della Proloco? Sicuramente vorremmo far sì che questa sia solo una delle prime edizioni del festival in presenza e vorremmo davvero poter realizzare altre edizioni, far crescere sempre di più questa iniziativa, e soprattutto l'obiettivo principale della Proloco è proprio quello di promuovere il territorio e noi questo è quello che noi vorremmo provare a fare. Come dice un detto popolare, la cultura è linfa di vita. Possiamo dire che il movimento culturale a Ruvo del Monte è veramente in fermento. Ci proviamo, sicuramente ci saranno ancora nuove iniziative in programma entro la fine dell'anno e proveremo a portare quella che è appunto la cultura anche qui a Ruvo del Monte. La comunità ruvese la vede interessata a questi eventi culturali di rilevanza? Guarda, ti dico la verità, è sempre un po' difficile portare determinati eventi all'interno di un piccolo paesino. Noi non ci arrendiamo, abbiamo la voglia di far conoscere quello che è il cinema, quella che è l'arte, quella che è la cultura, e ti dirò, guarda, ha risposto abbastanza bene. La comunità è venuta anche durante queste prime giornate di proiezioni dei cortometraggi, quindi comunque si è sembrata davvero interessata e si è avvicinata a quello che oggi è anche il mondo del cinema.